Salve a tutti amici da Supercorris 84, Gran Premio di Monte Carlo, quarta gara del mondiale storico. Per una volta che le McLaren non sono ai primi posti, una è seconda, quell'altra è quinta dietro di noi. Siamo riusciti a fare una qualifica al quarto posto eccezionale. Minchia, qualche volta McLaren, speriamo di non esserci avuto danni. Anche l'altra McLaren si gira. Devo capire se ho danni all'alettone. Qualcosa forse sì, perché sento l'alettone stabile. Abbiamo speronato la McLaren anche alla seconda. E vai, non sono stato squalificato io, già una grande notizia. Non ci ho capito un cazzo, amici. E ora siamo secondi con una Williams 92, che porca troia. Oggi si è messa a fare la McLaren. Porca puttana, l'altra McLaren è quarta. Speriamo che non passa la Williams 92 che ci abbiamo dietro. Che è passato, porca troia. Non riesco a vedere chi ci abbiamo dietro. Comunque questa volta le McLaren del 98 non stanno facendo la differenza come al solito. Purtroppo stanno andando benissimo le Williams del 92. Oh, quarta toccata. Che con Mansell non riusciranno a vincere il Gran Premio dietro Senna tutta la gara. Sarebbe il top riuscire a distruggere, non distruggere la vettura, recuperare questo qua davanti. Ci abbiamo la McLaren dietro. Sarebbe un ottimo colpo. Porca troia, se la vettura non frena, ma che minchia devo fare? Porca troia, sta cazzo di Williams, ci mancava a rompere i coglioni. Però la McLaren non riesce a recuperare ancora. La gara dura solo 5 giri. In seconda setta. Fatto che perdiamo anche noi dalla Williams qua davanti. Che la mia vettura sento che ha qualche problemino. A causa di tutti i colpi ricevuti, sia quella al via che le due toccatine. Dai, 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 dai. Non si molla. Dai, dai, che non si molla, ragazzi, su. Sarebbe incredibile vincere con una Ferrari del 90, ma vediamo il rettilineo. Quanto ci prendiamo, purtroppo. Questo qua dietro arriva, questo qua dietro arriva. Vai, imbarcata. Porca troia, ste cazzo di imbarcate. Questo arriva prima dell'ultimo giro, ce l'abbiamo attaccato al culo, Vister. Troia. Vabbè, non la posso fare più, non posso tagliare più nessuna curva. Una parte del circuito dove recupero un macello di tempo, salvo per perdere qua giù.
Devo rimettere la miscela in standard perché se no non ci arriviamo a fine gara, porca troia, la traietta da qua inizia a perdere. Questo sta arrivando, Cicci. Prepariamoci a un ultimo giro infuocato. Comunque qualcosa abbiamo recuperato alla Williams, quindi ci siamo, ci siamo. Amici, ci siamo. Daremo battaglia all'ultimo giro, amici. Porca troia, quanto perdiamo in rettilineo. Vai, cordone in pieno. Vista qua dietro è arrivato. Dai, non ci stacchiamo. Ah, gli è arrivato pure questo qua. Ma dobbiamo guardare avanti e dietro. Dai! Niente, niente, amici. Purtroppo non ce la facciamo perché il rettilineo siamo un macello più lenti di questo qua davanti, questa cazzo di Williams del 92. Porca troia, porca. Questo qua vuole passare. Porca troia, che È la fine della battaglia. gara, ci vediamo nel parco chiuso. Abbiamo rischiato di passare la Williams, abbiamo rischiato di essere passati alla fine della McLaren. Porca troia. Dopo una gara del genere sono stanco io, non oso Mamma immaginare mia, che loro. gara Hanno pazzesca. lavorato sodo per arrivare lassù. È una grande Che soddisfazione gara vederli pazzesca. raggiungere il podio. Sto cinese del cazzo qua arrivato primo. A parte che forse è pure una femmina qua, non si capisce, boh. Minchia, amici. Che arrivo. Ultimo mezzo giro proprio da infarto. Vediamo anche la classifica, va. Visser sta sempre avanti. Purtroppo siamo lontani. Non riusciremo a fare il podio in questo campionato se continua così perché Levasseur ha vinto e se n'è andato. Questi altri qua, pure se si girano, sono sempre primo e secondo. Comunque, dai, siamo nettamente migliori. Perché le altre vetture del 91, vanno dall'undicesimo posto in giù, quindi non c'hanno punti. Quindi credo che stiamo facendo veramente un campionato fantastico. Vediamo un po' gli highlights. Vediamo partenza nostra in quarta posizione. Con due Williams e una McLaren avanti. Praticamente qua mi sono buttato dentro. Ho toccato la ruota posteriore della McLaren. Ecco cosa è successo. L'altra Williams che avevo dietro ha rotto l'alettone. Eccoci qua nel lungo inseguimento alla Williams del 92. Avevo anche la macchina danneggiata, nonostante tutto sono quasi riuscito a passare questo. Bellissima la ripresa, qua si vede proprio molto realistico il gioco in questo momento. Ecco qua le toccate. Peggiorata ancora la situazione dell'equilibrio precario che avevamo. Qua quando sono andato dritto però ho recuperato. Qua la McLaren dietro recuperava parecchio ogni giro. Ma noi siamo riusciti comunque a non farci fregare. Ecco l'ultimo giro qua, se ce lo fa vedere. Mi sono buttato dentro e non ce l'ho fatta a passare purtroppo. Ecco pure qui proprio attaccato, ma
Vediamo la McLaren qua che ci prova a sorpassare. E vai. Ottimo secondo posto, amici. Secondo podio. Che dire, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima gara storica, sperando che sia sempre così divertente. Saluti.